maturata è diventata un'iniziativa di livello nazionale. Questo ha implicato che abbiamo una giornata dedicata agli abbinamenti del gelato, dedicato ai golosi, abbinamenti con vini, abbinamenti con liquori, abbinamenti con sigari, tutto tranne i sigari chiaramente di produzione locale. Quindi saranno liquori della costa amalfitana e della costa cilentana, saranno vini della costa amalfitana. Questa era la prima giornata, quindi avremo con l'aiuto della FISAR, che è la federazione degli sommelier, avremo questi abbinamenti, quindi il grande pubblico potrà avvicinarsi a questi nuovi gusti e a queste nuove tendenze. Poi avremo 2 giorni in piazza, dove offriremo il gelato artigianale, cioè faremo capire perché un gelato artigianale è migliore ed è più sano di un gelato industriale. Faremo vedere come si produce un gelato, quindi i laboratori saranno aperti, visibili, il grande pubblico vedrà che sono materie prime effettivamente della zona, quindi tutta la frutta proviene dalle 2 grandi aree di produzione di questa provincia. Non a caso la collaborazione con Coldiretti non è una collaborazione strumentale, è una collaborazione comunque strategica. L'ultima giornata, il lunedì, sarà dedicata invece, è diciamo, una giornata più interna ai professionisti del settore. Parleremo sia di quello che riguarda la certificazione del prodotto, cioè se è possibile fare un gelato certificato. Parleremo di marketing del gelato e della gelateria. Oggi crescono le gelaterie. E quindi c'è bisogno di avere professionisti che svolgono questa attività. E la cosa più simpatica sarà l'app gelato. Sarà presentato a Salerno il primo app gelato della gelateria italiana. Cosa molto simpatica, durante le 2 giornate faremo un concorso self, quindi il selfing sul gelato. I consumatori si fotograferanno e manderanno all'app gelato la foto col gelato che più preferiscono e la gelateria che più amano. Quante sono sul nostro territorio le gelaterie artigianali e in che misura incidono sulla nostra economia? Sono circa 250, tenendo conto che c'è anche delle figure miste di bar che sono anche gelaterie. Incidono in maniera rilevante perché sono in crescita sia come occupati sia come numero di aziende. C'è uno dei pochi settori che in Italia rappresenta un trend positivo. Tenga conto di 2 fatti molto simpatici. Una gelateria salernitana ha aperto sede a Malta e un'altra sta facendo un discorso di affiancamento in export negli Emirati Arabi Uniti. Sono 2 nostre aziende di questa città che ci fanno vanto e onore veramente. Cosa non può mancare in un gelato artigianale? La qualità di tutti gli elementi. Partendo dal latte, che deve essere del latte buono, ottimo, perché diversamente il gelato non regge, partendo poi ai vari componenti, quindi alla frutta, a tutto ciò che compone il gelato, oltre alla tecnica che deve essere da maestro effettivamente. Non basta la macchinetta, occorre il dosaggio, la ricetta. Ogni gelataio ha una sua ricetta che tiene preziosamente per sé e che chiaramente esalta il gusto della propria azienda. Lanciamo la nostra economia. Sicuramente sì, una kermesse che è la 4ª edizione che ben evidenzia le qualità del gelato artigianale, che sono sicuramente qualità di prodotti naturali, di prodotti del nostro territorio e di arte dei maestri gelatai. È tutt'altra cosa il gelato artigianale rispetto al gelato industriale. A cominciare dagli addensanti, che sono naturali, non sono addensanti preparati chimici, insomma, a finire a tutto il resto degli ingredienti. E poi quest'anno c'è un abbinamento interessante con l'enogastronomia, che mi pare che abbia una sezione specifica nella manifestazione: degustazioni naturali, visibilità dei laboratori e un'idea che sicuramente la CLAI ha messo in campo, che è un'idea giusta perché è anche un modo questo di tenere in campo i prodotti e la qualità dei nostri operatori economici ed artigianali del territorio. La fantasia e la bravura degli artigiani, in questo caso, quindi dell'uomo, della donna in generale, sono sempre basilari per un'economia valida.
Sicuramente l'uomo è al centro di tutti, la ricetta vincente del nostro territorio, ma direi dell'Italia in questo momento e soprattutto in questo, nella capacità nei settori della cultura, dell'arte e anche dell'enogastronomia di fare la differenza. La differenza la fanno gli uomini con la loro cultura, la loro storia, che noi, da noi ha sedimenti millenari. E da questo punto di vista sicuramente nel gelato si può trovare un prodotto che può assommare tutta una serie di queste caratteristiche. Siamo alla quarta edizione di quella che è una kermesse davvero valida. Sì, una nostra grande peculiarità che è il gelato artigianale ha questa periodica vetrina in città. Si racchiude in questa vetrina un po' tutta l'essenza della nostra produzione artigianale a livello provinciale ed è un modo come un altro per far conoscere a volte anche ai distratti del nostro territorio che esistono realtà artigianali e di grande qualità come il gelato che vanno tenute nel debito conto. Quali sono secondo lei gli altri settori che andrebbero rilanciati per la nostra economia? Guardi, l'artigianato in genere, sicuramente l'artigianato di qualità, l'artigianato artistico, l'artigianato di grande tradizione di questo territorio, sicuramente è uno dei settori che va ancora stimolato e proposto all'attenzione del grande pubblico. Poi è chiaro, ci sono settori di nicchia ancora forse inesplorati. E io dico sempre che a questo va aggiunto il nostro grande patrimonio culturale e artistico, che è un valore aggiunto che solo questo territorio può dare rispetto ad altri.